Per un mese intero, sulla via per Parigi, abbiamo stretto la morsa intorno agli ultimi crocchi in fuga. Ma come serpi in trappola, da quelli devi aspettarti di tutto. Se vogliamo lasciare il segno, dobbiamo essere pronti a tutto. Anche a speciali inglesi. C'è qualcosa in ballo. Per forza. Davis è qui. La Resistenza ci ha appena informato di un treno tedesco che trasporta dei razzi V2 per un attacco a Parigi. È in sosta vicino ad Argentan. Questo ci dà abbastanza tempo per portare la squadra in posizione. Dobbiamo fermarlo lì. Avete dimostrato il vostro valore a Marigny, quindi avrete voi questo privilegio. Grazie, signore, ma questo non sembra un lavoro per un solo plotone. Infatti farete squadra con l'SOE. Però vi siete dati da fare. Tranquillo, tenente. Ce n'è per tutti. Gli agenti Vivian e Crowley condurranno l'operazione. Lavorano con la Resistenza da mesi, conoscono il terreno. Obbedirete a loro. Abbiamo saputo di Marigny. Notevole. Non è solo merito mio. Normale amministrazione. Un gran lavoro, ma il difficile viene ora. Non è un comune treno rifornimenti tedesco. È una fortezza su rotaie. Il nostro contatto nella Resistenza, Rousseau, proverà a supportarci, ma gli attacchi alla nostra rete potrebbero lasciarci isolati. Il destino di Parigi è nelle vostre mani. Mi ricorda il nostro lancio sopra Vercors. L'agguato contro la Gestapo. Come sei romantica. Ecco il bersaglio. I crocchi sono tipi precisi. Il treno è puntuale. È un treno così grande. È così corazzato. È un Panzerzug. Quei V2 hanno un raggio di 300 km. Possono arrivare a Parigi. Non devono arrivare al sito di lancio. Movimenti nemici davanti. Bene, io e Vivian li facciamo fuori. Turner, a quel punto, avanza. Daniels, dopo la tua impresa Marigny, fornirai fuoco di supporto insieme a Ziosman. Forza. Bene, andiamo. State tutti giù. Silenziatori! Ammazza il cecchino. Daniels, usa il coltello. Ben fatto, Daniels. Adesso l'ufficiale. Al tuo segnale. Eccezionale. Turner, prendi qualcuno e aggirate la casa. Daniels, resta con Crowley. Muoviamoci. Shh. Occhio. Ben fatto. Andiamo. Il cecchino è tuo, Daniels. Stai basso e avanza lentamente. Siamo ancora in tempo! Vicino all'ufficio postale! Avanti! Porca il treno! Crowley,
Il treno sta per partire! Daniels, la porta! Merda! Daniels, in piedi! Tutti sulle camionette! Dobbiamo fermare quel treno! Andiamo, andiamo! Tieniti forte! Cazzo, attento! Non uscire di strada! Attento agli alberi! Lo vedi? Eccolo, accelera! Sinistra! Così lo perdiamo! Curva a destra! Ci provo! Si sfugge! Sotto il ponte! Più veloce! Cazzo, ci spara addosso! Più veloce! Attenzione! La tavoletta! Più veloce, Daniels! Ho il vostro stomaco! Dovevo guidare io! Ti accontento subito! Prendi il volante! Merda! Spara! Abbiamo finito! Tieni la ferma! Lanciano granate! Andiamo alla testa del treno! Fuoco, fuoco! In alto! Dentro il vagone! Che arrivano altri! Mitragliatrici! Ottimo, Daniels! Portaci via da qui! Porca puttana! È successo davvero! Ce l'abbiamo fatta! Finirà nei libri di storia! Styles avrà fatto qualche foto! Pearson potrebbe anche lasciarci in pace! Occhio! Seguitemi! Vi porto dal plutone! Scusa, e tu? Che cazzo sei? Un'amica! Svelti! Kit medico, qua! Lancio una granata! Thank you.
Credo che siano dei vostri. Ah, avete conosciuto Rousseau? È del Maquis, la resistenza francese. Ha ucciso un crocco che ci puntava. Ogni tanto sarebbe utile interrogarne qualcuno. Sarebbe solo una perdita di tempo. Vi davamo per persi. Avete fatto un po' di danni. Quel treno andava certo fermato, non distrutto. Sì, mi dispiace che le cose ci siano sfuggite di mano, ma il lato positivo è che abbiamo allertato tutti gli avamposti nemici dell'area. Faremo meglio a darci una mossa, forza! Prima bisogna finire la missione. Dico bene, Maggiore? Aiutateci a recuperare... Non so bene come, ma io e Zeus siamo sopravvissuti allo schianto del treno e abbiamo incontrato una francese. Una tosta, di nome Rousseau. Fa parte della resistenza ed è riuscita a convincerci a frugare fra i rottami del treno in cerca di documenti. Le servivano per una missione a Parigi. E aveva un lavoro anche per noi. Distruggendo il treno abbiamo scongiurato un attacco contro Parigi. Ora la resistenza userà i documenti recuperati per infiltrarsi in una guarnigione nazista in città. E io l'aiuterò.